Ora, signori, con riferimento ai generatori reali di corrente e di tensione, possiamo introdurre un ulteriore risultato basato sull'equivalenza di questi due bipoli, cioè due bipoli del genere per due bipoli del genere possiamo imporre condizioni di equivalenza, e cioè le caratteristiche di questi due bipoli sono V uguale E meno R per I uguale J meno V su R. Quando è che due bipoli sono tra di loro equivalenti? Quando hanno la stessa caratteristica. E quindi basta imporre l'uguaglianza delle caratteristiche per trovare le condizioni in cui questo generatore è equivalente a questo. Basta per esempio banalmente scrivere la caratteristica del generatore di corrente, invece che corrente in funzione di tensione, tensione in funzione di corrente, quindi V uguale R per J meno R per I. Adesso, se confrontate questa caratteristica con la caratteristica del generatore di tensione, vi accorgereste che questo e questo sono due addendi uguali. Quindi la condizione di equivalenza è che questo termine noto sia uguale a questo. Quindi, se accade che la R per J è uguale alla E, questi due bipoli sono equivalenti. E quindi sono due modi alternativi per rappresentare lo stesso oggetto fisico, generatore reale. Ok? Le intercette di queste caratteristiche saranno E uguale R int per J, J uguale E diviso R int. La caratteristica è la stessa, quindi la retta che andiamo a disegnare è la stessa, le intercette sono quelle. Tecnicamente questo punto si chiama tensione a vuoto, cioè la tensione misurata in assenza di corrente. Assenza di corrente significa che tra i morsetti c'è il circuito aperto. Invece questo punto si chiama corrente di cortocircuito. Perché? Perché questo è il valore di corrente, come ho fatto osservare prima, che corrisponde alla condizione V uguale a zero, cioè cortocircuito. In altre parole, se voi volete la caratteristica di un generatore reale, basta fare due prove, due misure se volete. La misura della tensione in aperto, quindi la tensione a vuoto, e la misura della corrente quando avete cortocircuitato i due morsetti, e ottenete le due intercette, quindi la caratteristica di quell'oggetto. Ok? Poi il modello da usare nel circuito può essere indifferentemente questo o questo. Cosa vi sto dicendo? Che se io considero una batteria che è un generatore reale, potrei anche modellarla come un generatore reale di corrente, pur essendo partito da un generatore di tensione. Perché questi due schemi sono tra di loro esattamente equivalenti. Ovviamente nessun generatore ideale di tensione può essere rappresentato come un generatore ideale di corrente, ok? Ma i generatori ideali sì, hanno la stessa caratteristica, se vale questa condizione. Ok? Poi vedremo che questo risultato ci tornerà utile. Lo vedremo in realtà già all'opera in questo, che è uno dei pochissimi teoremi che vedremo in questo corso, ma delle pochissime dimostrazioni,
vedo già tutti contenti, insomma. In questo corso siete fatti già una bella scorpacciata nei corsi di analisi, quindi è il cosiddetto teorema del generatore reale equivalente, che chiude il discorso aperto sulle equivalenze. Se io ho una rete elettrica costituita da un numero qualsiasi di bipoli, purché siano lineari, quindi l'ipotesi, l'unica ipotesi di questo teorema è che la rete sia lineare. In questa rete potete avere generatori di tensione, potete avere generatori di corrente, potete avere resistori. Non ci interessa minimamente di come è fatta la rete al suo interno. L'unica cosa che serve sapere è che è fatta di bipoli lineari. Quindi l'unica ipotesi, la rete è lineare. Poi dentro la complessità che volete, milioni di componenti disposti in modo assolutamente sconosciuto. Benissimo. Supponete che a me non interessi cosa accade dentro. Poi come abbiamo fatto gli esercizi in cui abbiamo semplificato quelle parti di reti resistive. Mi interessa solo la caratteristica di questo oggetto ai capi di due morsetti A e B, perché poi mi collegherò a questi morsetti. Quindi da questo punto di vista, questo oggetto, pur avendo al suo interno milioni di componenti, che cos'è? Un bipolo. Complesso quanto volete, ma è un bipolo. Tutto ciò che mi serve sapere è la caratteristica, il legame VI. Se fosse fatto di soli resistori, io potrei dire mi posso ricavare un'unica resistenza equivalente facendo serie paralleli, quello che abbiamo imparato. Ma in realtà ci sono anche i generatori, quindi come ci si comporta. E allora il teorema del generatore reale equivalente ha due formulazioni. Nella prima formulazione ci dice che questo oggetto è equivalente ad un generatore reale di tensione. Quindi ha la stessa caratteristica. Questa formulazione viene detta di Thevenin. Thevenin. In un'altra formulazione lo stesso oggetto si può rendere equivalente ad un generatore reale di corrente. E questa formulazione viene detta di Norton. Quindi il teorema dice, qualunque sia la rete, purché lineare, se la vedi ai capi di due morsetti A e B, la rete impone la stessa caratteristica che imporrebbe un generatore reale, o di tensione o di corrente, a patto che i parametri di questi generatori siano definiti nel modo che segue. E con zero è la cosiddetta tensione a vuoto, e cioè la V calcolata ai morsetti A e B quando la corrente è zero. Il generatore di corrente reale deve avere al suo interno il parametro del generatore di corrente ideale, che è la cosiddetta corrente di cortocircuito.
e cioè la corrente misurabile tra A e B quando tra A e B ci sia un corto. La resistenza equivalente è la resistenza che offrirebbe la rete di partenza ai capi dei morsetti A e B quando tutti i generatori interni siano spenti. Si dice anche che la rete è stata resa passiva. In altre parole, questo teorema ci dice: parti da una rete qualsiasi, purché lineare, con un numero qualsiasi di resistori, generatori di correnti, tensione, la puoi rappresentare ai capi dei morsetti A e B in modo equivalente con due soli componenti, uno attivo e l'altro passivo. Quindi o con lo schema di Thevenin, generatore reale di tensione, oppure equivalentemente con lo schema di Norton, generatore reale di corrente. In questi schemi il teorema dice che il generatore di tensione da inserire è proprio la tensione che misurate a vuoto tra A e B. Il generatore di corrente da inserire sarebbe la corrente di cortocircuito e la resistenza da inserire in questo schema è la resistenza della rete se tutti i generatori interni sono stati spenti. Quindi se spengo tutti i generatori diventa una rete puramente resistiva di cui mi calcolo la resistenza equivalente. Questo è il teorema. Prima di dimostrarlo e chiudiamo, vi faccio osservare immediatamente che la formulazione di Thevenin e di Norton, tra di loro le due formulazioni sono equivalenti in quale condizione? L'abbiamo scritto prima. Quando è che un generatore reale di corrente è equivalente ad un generatore reale di tensione? Se la R per J è uguale ad E. Quindi prima di fare qualunque altra considerazione vi posso già dire che non c'è bisogno di calcolarli tutti e tre questi parametri, perché siccome entrambi sono equivalenti allo stesso oggetto, tra di loro per transitività devono essere equivalenti. Ma se questi due sono equivalenti, applicando il risultato di prima, stanno cambiando l'inquadratura, scusate un attimo, aspettiamo un secondo che stanno facendo delle manovre sull'inquadratura. Allora, quando è che sono equivalenti questi due schemi? Quando è con 0 uguale ad R equivalente per ICC. Il che significa che quando calcolate l'equivalente di Thevenin e di Norton, in realtà non serve calcolare tutti e tre i parametri, basta calcolarne due perché l'altro è conseguenza di questo vincolo di equivalenza. Bene, come si dimostra questo risultato? In maniera molto semplice, tra l'altro lo trovate nelle dispense su Classroom, applicando la sovrapposizione degli effetti. Che quindi è il motivo per cui occorre l'ipotesi di linearità. Se non ci fosse linearità non potremmo sovrapporre gli effetti. Ok? Allora, io cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che questa rete qui è equivalente allo schema, per esempio, di Thevenin.
Abbiamo detto tante volte, equivalente cosa significa? Hanno la stessa caratteristica. Quindi devo vedere qual è la caratteristica di questa rete. Bene, come si fa a calcolare una caratteristica? Concettualmente è un legame tensione-corrente o corrente-tensione. Quindi significa che una delle due variabili è indipendente e l'altra è dipendente. Supponiamo di voler dimostrare Thevenin. Vogliamo imporre la corrente e ricavare la tensione. Allora, come facciamo a imporre la corrente? Supponiamo concettualmente che la I sia nota, venga impressa da un generatore esterno e ricaviamoci qual è la V in funzione di questa corrente nota. A questo punto, questo è un circuito lineare nel quale opereranno n più 1 generatori, n generatori interni a questa rete più quello che sto collegando all'esterno. Ok? Posso calcolarmi la tensione e la corrente, così come qualunque altra variabile di questa rete, applicando la sovrapposizione degli effetti. Come la applico la sovrapposizione degli effetti? Faccio lavorare prima tutti i generatori interni e spengo quello esterno, poi spengo tutti i generatori interni e lascio acceso quello esterno. È lecito dal principio di sovrapposizione. Quindi devo risolvere due circuiti ausiliari. Nel primo circuito avrò tutti i generatori interni accesi . Quello esterno invece sarà spento. Cosa significa spegnere un generatore esterno? Spegnere un generatore di corrente, scusatemi, lasciare un aperto. Ma se lascio l'aperto, in questa situazione, allora la corrente è zero. Ok? Ho spento il generatore esterno di corrente, quindi lì è rimasto un circuito aperto. Ma se la corrente è zero, allora chi è V'? Sarebbe la V quando la corrente è zero, cioè per definizione proprio quella tensione che ho battezzato E con zero nella tesi del teorema. C'è la tensione a vuoto. Quindi il mio primo circuito ausiliario, quello che tiene conto solo del contributo dei generatori interni, mi darà corrente 0 e tensione proprio pari ad E con 0. Nel secondo circuito ausiliario cosa faccio? Spengo tutti i generatori interni. Quindi, dove avevo dei generatori di tensione mi ritroverò dei corti, dove avevo generatori di corrente mi ritroverò degli aperti e lascio acceso l'unico generatore esterno, e ho chiamato I. In questo secondo circuito mi calcolerò gli altri pezzi delle soluzioni. La I seconda banalmente è proprio la I, e la V seconda chi sarà? Sarà la tensione ai capi dell'unico generatore che è rimasto. Ma essendo la tensione ai capi dell'unico generatore di una rete che per il resto è completamente resistiva, la posso sempre calcolare calcolando la resistenza equivalente di questa rete. Quindi sostituisco l'intera rete con la sua resistenza equivalente, e chi è questa resistenza equivalente? Vedete? È proprio la resistenza equivalente definita nell'enunciato del teorema. Vedete? È il rapporto V, quindi la resistenza che si vede ai capi A e B quando tutti i generatori interni siano stati spenti, esattamente questa situazione qui. Quindi quanto vale questa tensione V seconda? È la tensione ai capi di una resistenza equivalente definita in questo modo, nella quale circola la corrente I. Con quale verso? Con questo verso.
Quindi sulla resistenza che convenzione c'è? Quella del generatore, e quindi sarà meno R equivalente per I. Se adesso applicate la sovrapposizione degli effetti, cosa ottenete? V uguale con 0 meno R equivalente per I, che è esattamente la caratteristica del generatore reale di tensione che vi ho disegnato là in alto. Vedete? Esattamente la caratteristica di un generatore reale di tensione con la convenzione del generatore. Quindi, poiché questi due oggetti hanno la stessa caratteristica, sono equivalenti. Poi vedremo come questo risultato verrà materialmente applicato negli esercizi. Vi lascio per casa da fare la dimostrazione dello schema Norton. Cosa dovete dimostrare? Che questo oggetto qui ha la stessa caratteristica di un generatore reale di corrente. Quindi stavolta cercate il legame IV. Come lo potete fare? Vi do il via, poi lo fate da soli. State cercando I in funzione di V, quindi concettualmente state bloccando la tensione, stavolta. Supponete la tensione nota e volete la I in funzione della tensione. Sovrapponete gli effetti, cosa accadrà? Accadrà che anche in questo caso, quando spegnerete tutti i generatori interni, vi ritroverete V che alimenta questa rete qui, e quindi la stessa R equivalente di prima. Quando invece spegnerete la tensione, questa volta invece di trovarvi la condizione di aperto, vi troverete quella di corto, perché un generatore di tensione spento equivale ad un corto, e quindi vi ritroverete la ICC. Fatevi tutti i passaggi e verificate concettualmente questo risultato. Perfetto, ci vediamo la prossima volta.